si è registrato da un lato il drammatico impatto che la pandemia ha avuto sull'economia europea, soprattutto sulle economie più deboli, perché vedete cosa è accaduto? Mentre gli effetti economici della pandemia, molto pesanti e deprimenti dell'andamento del sistema economico, hanno in qualche modo incrociato alcune regioni europee, soprattutto quelle più ricche, in un momento di recupero consistente, anzi in alcuni casi di crescita, rispetto alla crisi della fine del primo decennio degli anni 2000, altre regioni, soprattutto quelle più deboli, parlo delle regioni mediterranee e di alcune regioni periferiche, hanno incrociato questa nuova crisi economica determinata dagli effetti della pandemia e dalle misure di contrasto al Covid in una fase nella quale non avevano ancora recuperato gli effetti drammatici della crisi del primo decennio degli anni 2000, con la conseguenza che si sono incrociate quindi pesantezze arretrate. Faccio il caso della mia regione, la Sicilia, che rispetto al 2007 era 13 punti sotto di PIL, perché nel decennio dal 2012, quando ha cominciato un minimo cenno di ripresa, sino al 2017-18, non si erano dispiegati effetti tali da recuperare quello che si era perso nella precedente crisi. Quindi la pandemia, con gli effetti economici pesantissimi, ha aggiunto un appesantimento a una crisi che purtroppo non era stata recuperata, nel caso nostro, in Sicilia, nella precedente legislatura, pur essendoci state le opportunità nel sud Italia di recupero del disagio economico. A questo si aggiunge un altro effetto economico, che è quello della lentezza della reazione alla crisi, nel senso che mentre per altre regioni, soprattutto quelle più propense all'esportazione, alla produzione industriale, si attende un recupero, cosiddetto rimbalzo, molto più veloce, nel senso che dopo il tonfo del lockdown, determinato lockdown, il recupero è consistente, nelle regioni più deboli il recupero sarà più lento. Quindi occorre, ecco perché il recovery plan, ecco perché chiediamo un coerente orientamento del recovery plan verso le zone più deboli, deve irrobustire la crescita e quindi consentire una reazione più veloce.